Quante cose sono cambiate da quando è nata la piattaforma di YouTube? E quante ancora ne cambieranno? 9 anni fa abbiamo voluto raccontare cosa significhi creare e sostenere un canale YouTube. Sì, però non con un video, con una webserie. YouTube Money si chiamava così e raccontava la storia di Paolo e Alessio alle prese con un canale un po' discutibile. Ci avevamo messo dentro tutto, i primi guadagni, i fan, gli haters. Le crisi creative, i trend, la censura. 3 stagioni e la terza risale a 4 anni fa, momento in cui ci sembrava di aver detto tutto. Ma sapete una cosa? Nel frattempo un sacco di roba è cambiata. E che fai? Non racconti i TikTok, OnlyFans, gli utenti tossici e i dissing in grande stile? Sarebbe un peccato. Un peccatone. Una tragedia greca. Sì, comunque una cosa non auspicabile. Sì. Una catastrofe. Sudizione. Ciao ragazzi, bentornati su Baldo. Allora, c'è Paolo con un pacco di taralli. Non mi ricordo quello che dovevamo fare. Questi sono l'ultima frontiera della sopportazione. I taralli sono... Che cazzo dovevo fare? Dovevi fare in modo di prendere quel... Grazie. Ah, ma se lanci il vaso sulla torcia si accende. Ho sbagliato a premere il pulsante. Che cazzo dovevo fare qua? Che buono. Un tarallo per me. Ma che gusto è, Paolo? Cipolla, per alleggerire l'aria di questo Baldo. Molto buono, cazzo. Non voglio qua. Che donna. Però è maleducato parlare con la bocca piena. No. Ma vediamo un fuoco? No. Ma un corno. No. No, non vedo. Ma suonato il corno. No, non è finito, non sto niente. Va, bravo. Ha funzionato. Canzone di Goofy. Wow. Bella la lanterna. Ah, mo facciamo un combattimento che non è per niente nuovo. Invece è nuovo. È nuovo. Con un uomo. Madonna. Me lo godrò fino alla fine. Madonna. Wow, nuovo moveset. Ah, questo non lo tocchi, fratello. Anche il verso è nuovo. È quello dei topi picciato. No, ma è quello del topo. Io mi sento un po' troppo alto, ecco. Oh mio Dio, basta. Oh, c'è 2 cuori di cotta. Ne è uno perché sei stato bruciato. Mangio una patata. Ma non lasci niente. Una patata aiola. Caspita. Madonna, ma che non ricarica una sega questo puttana. No, fuori dalla mappa. Non ho capito. Ma non è lui. Lui può andare fuori dalla mappa. Vabbè, uno spirito ci sta. Sembra un ditto con un altro Pokémon. Poi dildo. Tutta sembra quella roba che ti tira, tranne che una fiamma. Hunter, ecco, mio. Bravo, che c'era un po' di rimbound. Interminabile comunque. Il fuoco! E adesso possiamo accendere la ragnatela. Che c'è ragnatela? Fino a mo' hai rotto le palle che dovevi accendere i bracieri. No, adesso non servono più questi bracieri. Però un braciere c'è. Annaggia la... Davanti a me vedo tutto tranne quello che dovrei vedere. Ma non ho capito. Questo studio è leggermente... Come si usa, porco... Oh! Bravo, presa. B. Ti sei scordato come si chiama? Y, la donna. Perché la D B? Perché B è la selezione. Bravo. Bravo. Ma tu stai andando col pilota automatico, se posso dire. Ok, adesso ti ricordi dove dobbiamo andare. Hai una consapevolezza incredibile. Cioè, se ti rendi conto che se tu avessi nella vita di tutti i giorni la stessa consapevolezza che hai in Baldo, tu probabilmente saresti già miliardario. Se fossi a Milano sarei milionario, però diciamo che a me piace stare basso. Ma un biglietto per Milano non costa tantissimo. Qui a giocare a Baldo. Piace volare basso. Tanto ti toccherebbe comunque Baldo, pure a Milano. È vero. Un pane. Dio! Pane. Mi piace quello che hai fatto.
Ma si dovrebbe applaudire in questo caso, ragazzi. Dio pane. Il pane è il corpo di Cristo, è assimilabile a il corpo pane. Di chi non ho capito. Sì, poi se ci toglie è Dio Pan, che era il dio nell'antica Grecia di... Pan vuol dire delle foreste. Ma pan è tutto. Pan vuol dire tutto. Però la pampanella in effetti è abbastanza assolutistico come è concetto. Tutto di nella. Tutto di panella. Però non è pan. Magari non mi ricordo niente. Oh, cioè sì. Davvero vorrei essere partecipe, ma non mi ricordo un cazzo. Non sonno. Non sonno. No. Che è quella fornace verde? C'è il forno dei gufi verde, ma quello che cazzo è? L'avevo già risolto. L'avevi già risolto? Quando? Ma io c'ero? Ma io che cazzo? Perché c'è Blitzcrank? Non mi ricordo niente, non ho memoria di quella cosa. No, dobbiamo andare sopra. Perché? Cosa te lo fa pensare? C'era una ragnatela che brava. Porca puttana, ogni Paolo volta riescono questi. Cioè, Paolo, prima di girare Baldur's, la sera si mette e si guarda tutti i gameplay. Io non so perché stiamo girando questo gioco, se non soltanto per torturarmi ulteriormente. No, perché sta andando benissimo sul terzo canale. Ma non è vero, non è ancora uscito, non ti stronzare. Sta andando benissimo, nel senso che tutti gli altri episodi facevano top view. Confermo, sono il terzo Grazie. Canale. No, al 2. Grazie cosa? Al 2. Non è così scontato. Basta a destra, Nico. Non è così scontato che vada. Ma voi perché cazzo sapete le cose? E perché non ti ricordi che c'era mi la mia tela? Mi dai un pezzo di... Questa volta io sono d'accordo con Rocco, non ho memoria di nulla. Io sento puzza di bruciato. Voilà. Sì, perché forse fuori sono stanno le mie palle. No, perché fuori stanno bruciando qualcosa. Ma non no, so la cosa. Bottiglia è andata sotto il divano. Sapete, Termoli è una città tradizionalista. Se c'è una donna con i capelli rossi che cura con le erbe, viene bruciata. No. Ma non l'hai spostato già mille volte sta cosa? Ma sei restato In alto c'è la ragnatela da bruciare. Ah, si ripristinano le cose. Ah, mi ero scordato questa feature. Eh sì, è per lasciare. Perché è una feature, vero? Certo. Oh, raga, stiamo per andare avanti oltre la telaragna. Ah, che qua stava lo spirito. Lo scudo. E mo si suona. Chiedo scudo. Pare papperapi parapippa. Ragazzi, lo specchio RGB. Stiamo andando avanti alla grande. Stai spedi. Ah, un altro boss. Questo è un altro boss. Ma nuovo. Ma per caso questo il fantasma un'altra volta? No, no, Rocco, questo non è il gioco che ti mette due volte lo stesso boss. E infatti. Merda, è vero. Ci hanno messo più boss in questo DLC che in tutto il gioco principale. Ma questo c'era nel gioco principale. Penso di sì. No. Che menata di mazzate. No, c'era, però era di un altro colore. Sicuro? Sì, no. Sì, non si sforzano oltre questo. Tranne il candelabro, quello non l'ho mai visto. Forse ce lo siamo perso noi perché molte cose le abbiamo saltate. Molto probabile, sai. Cioè. Oh, mi dai un... Assolutamente. Un fatto apposta adesso ci vuole il fatto. E voilà. Non me li dà più, perché ti chiedo. Questo è per tenersi sveglio. No, ragazzi, questi sono una droga. Un saluto alla ditta che se vuole farci da sponsor, noi siamo ben accetti. Puglia Romi, noi siamo vostri grandi fan. Come cavolo faccio a saperlo? Ce la prende in culo la Monster, Puglia Romi. Nessuno ci caga, guarda, tranquillo. Ce la fai? Comunque io aprirei uno spazio porco due alla libera sponsorizzazione. Certo. Che se la piano a male le persone, se dici un marchio. Sì. No, però ho capito. Tu sponsorizzi in maniera gratuita le cose che ti piacciono veramente tanto. È tutta la vita che lo faccio. No. O i canali che ti piacciono. Non lo devi fare più. Io parlo sempre dei canali che mi piacciono. Tipo? Ma perché Dio? Quando Nicola me lo fa fare. Che molto spesso mi ferma. Io lo fermo. Ma perché qua diventa concorrenziale la cosa. Cioè se lui ogni volta che spingiamo qualcuno, poi qualcun altro se ne esce, no, l'ho scoperto io e diventa famoso. Tutti quelli di cui abbiamo parlato. Cioè se, Mario, se lui esplode, cioè capisci che magari poi ci inizia a fare ma lui esplode, cioè solo il tempo, però non dobbiamo indossarlo. Dovete guardare come fa Gesù da lontano, non interferisce. Gesù non ha mai guardato da lontano. Gesù, Cristo, Dio, la Madonna, tutti quelli. C'era un morto, Gesù si avvicinava e faceva no.
E lui svegliava. No. Era finito il vino. Gesù andava là e faceva, ehi, e mo? Ecco, allora facciamo come Dio. Dio guarda, osserva e dice, quello un giorno succederà. Ma non è questo il tuo tempo. Manco Dio fa così. Ha visto che tutti si ingolavano a Sodoma. Ha detto, mo arrivo. Ma quello nel Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento lui non interagisce col pubblico. Però interagisce con le piante che gli stanno sul cazzo e le... No, no, non è vero. Lui non interagisce. Ah, è vero che ha dato fuoco... Come si chiama? La... Per ripicca. Sì, ma quella fa parte del Vecchio Testamento. Lì è cattivo. Ma no, là c'è Gesù proprio che... No, è il Vecchio Testamento. Dio non... Di cosa stiamo parlando? Quando è che Dio ha fatto sta cosa piromane? Non le fa ste cose, Dio. A un certo punto ha deciso che non interferiva più. È vero, è vero. C'era il figlio Gesù... sulla croce, è stato fermo. Sì, Gesù nel Primo Testamento era tipo il villain della storia umana. Dio sì, Dio era veramente... Dio no, era... lui era un personaggio controverso perché... Ma no, non è giusto quello che è successo. Perché a metà tra... ti posso aiutare ma non lo faccio e se lo faccio ti faccio male. Era un personaggio... Però così t'aiuta, eh. Però facendoti male comunque ti insegnava qualche cosa. Sì. Mm. Per esempio, una cosa che non c'è sta nei Vangeli apocrifi, è una cosa vera. Durante l'alluvione, quando Noè mise tutti gli animali sull'arca, questa è una cosa che non molti sanno. Sì. Noè dimenticò di mettere la... Prendete appunto, alla vostra professoressa di religione potete raccontare. Spiegate questa cosa, però questa sta nei Vangeli apocrifi, specificatelo così prendete un voto alto. Noè si dimenticò di portare il maiale maschio, portò due scrofe, ok? E Dio per punirlo gli diede il potere di riprodursi con le scrofe. Quindi adesso il maiale che noi mangiamo in realtà sono i discendenti di Noè e quelle due scrofe lì. Poi Noè ne aveva una prediletta, l'altra se la mangiò. Perciò sopravvissero nella barca così a lungo. Però quelli sono... Perciò il DNA dei maiali si dice che sia molto coincide simile. Molto vedi, a DNA è umano. È scientifica la cosa. No, tu hai detto, sta nei Vangeli apocrifi che ho scritto ieri sera. Non so che devo fare. Devi parlare con il professore. Ma perché si appicciano le lucette si spegne? Non lascia passare, tipo le porte di Metal Gear Solid. Posso dire che c'è solo un gioco che mi dà più labirintite di questo? Alan Wake. Io non veramente non, come mi sto a perdere in Alan Wake 2. Un saluto da Alan Wake. Cioè tu stai comunque facendo un paragone importante. Perché mi smarrisco allo stesso modo? Solo che qua mi smarrisco solo geograficamente parlando, su Alan Wake pure di trama mi sto a perdere proprio, non capisco una sega. Cioè io rimango qua, vaffanculo. Quando la gente sogna se stessa mentre si sogna ma gli altri sono svegli e sognano di sognarlo, io non capisco niente. Ma è Baldo, è un gioco scritto non da so Nolan. Non so cosa fare. Dopo parlare col professore. Perché cazzo sapete queste cose? Come il professore gli parla? Questo non lo so manco. Questa la sa solo Paolo. Il professore di che? Non lo so. Quello che ti aveva detto di andare a prendere la testuggine, lo scudo. Ah. Ma per fare. Questo è il corno. Ah, quindi? Ma non era lui, però. Secondo me te lo stai inventando. No, c'era un professore che ti aveva detto che dovevi trovare qualcosa. Sì, ma non è che tu gli vai vicino e gli dici, senti, l'ho trovato. No, non gliene frega un cazzo. Vabbè, sta lampeggiando la notifica delle missioni, vedi che dice. È vero, abbiamo una missione pendente. Semplicemente è stata fatta quella missione. Valdo, vedo che comincio a ricordare la barriera qui, lo scudo che nascosto il corno. Vedi, ti dicono solo che ci sta. E non ti dicono, wow, bravo, l'hai trovato, non se ne fregano proprio. Ma tra parentesi, quando è che ci siamo messi questa armatura? Appena è diventata notte. È cappucciato. Sì. Forse abbiamo finito il gioco con questa armatura. Forse per abitudine si è messo il cappuccio perché si è fatta notte ed è ora di lavoro. È un assassino in realtà. Dandi la non lo scuola. So. Il suo motto è vivo nell'oscurità per servire la luce. Nulla è lecito, tutto è permesso. Non lo ricordavo così. Un Baldo profondo. Pro? Fondo. Ah, ok. Quanto mi piacciono le run suicide di ma cosa ne pensate? Nel frondo. Dove cazzo devo andare in nome di Dio? Ma leggi le missioni, leggi le missioni. Non servono a niente, Paolo, le missioni. Quando mai? Abbiamo risolto una missione, bravo. No. E questa era tutta la notifica che vi dicevate. Vai come giù. Tutte le cose che dico vai in cui c'è ragione. Ti impregnato dentro lo specchio. Quale specchio? In nome di Dio. Lascia vivere.
Ma aspetta, vivi, era quello della ragnatela. Vivi, morti. Quello della ragnatela. È stato che si sogna le cose, ogni tanto ci sveglia dal torpore. Vivi era quello che stava nella ragnatela. Era lo spirito. Ma lo spirito. Era lo spirito. Final Fantasy 8, anzi 6. Era lo spirito. Lo spirito del Signore. Vi giuro, mi sembra di stare al liceo durante la lezione di matematica, che tutti capivano qualcosa e io non capivo niente. Io veramente sono davanti a delle funzioni algebriche. Non capisco niente e mi sento stupido. Non stupido come quando gioco ad Alan Wake 2, ma stupido abbastanza. Sì, è vero, c'era uno spirito imprigionato nello specchio. Vado a sprigionare lo sprigito. Ma dov'era? E mo quante ne vuoi sapere, questa? Mo quante ne vuoi sapere, Rocco? Dove abbiamo dato la ragnatela? Ecco qua. Sì, abbiamo appicciato la ragnatela. Eccolo. C'avevo ragione. Non c'hai ragione niente, non si sa ancora quello che dobbiamo fare. No, è quello. È quello qua. Cosa? Perché avevo ragione. Cioè, è chiaro che si deve bruciare la ragnatela. Cioè, se il seno e il coseno di X era Y, allora Y è il coseno di X. Modalità assistita. Mettila. Iniziamo. No, aspetta, mettila un attimo. Bello che non è che Nicola sta morendo in 2 secondi. Cioè, non gli ha dato neanche una chance. Appena siamo al sesto, si è fermato un coglione. Devi mettere la modalità. Se c'è un ritardo, metti la modalità assistita. Ma perché? Ragazzi, ma perché secondo te la modalità assistita continua a darmela? E io gli ho detto di no un sacco di volte, però lui no. Perché sa che sei testardo. È orgoglioso. Perché c'è sto muro? Perché devi accendere la torcia. Se sicuramente sono testardo, ma non più orgoglioso. Eccola, avevo ragione. Si chiama Ala. Vivi e lascia lì. E devo attivare il portale. Dove lo portare? Che portale? Ah, è quello di Vivi. Vivi il stramorto. Vivi. Oh, accendi. Vivi. Ah, bravo, donna, ma ormai tu, cazzo. Quanto sta avanti, oh, madonna. Per festeggiare chi vuole un taranno. No, io voglio un taranno. Se no stasera non ci mangiamo un cazzo. Ma me ne devi dare i taralli, l'ho già detto. È buono il taranno. Tu ti preoccupavi per stasera, stiamo a fare 600 calorie di taralli. Soltanto è vero, che bello. Pure stasera è un po' la fiera del carboidrato, se devo dire. Va benissimo. E della proteina animale, però. Cus, ragazzi, è un linguaggio... Vuol dire codesto. Esatto. Madonna che forte. Ma ricordate la differenza tra questo e codesto? Io me la ricordo. Ah sì? E in che situazioni usi codesto? Ah, codesto sta per indicare un oggetto lontano dall'interlocutore. Non ce ne frega un cazzo. Ma vicino da chi ascolta. Quindi prendi codesta pentola ed è vicino a chi ascolta. Perché non dire prendi fatto apposta? Però o il prendi il fatto a spruzzo. C'è codesto. Porca troia. Bravo. Ti rendi conto che stai per finire il gioco? Non vedo l'ora, ragazzi. Soprattutto vi rendete conto che in un episodio di Baldo abbiamo parlato di religione, fede, Dio. Perché Baldo è così. A me perciò piace Baldo. Perché ci permette di fare quei discorsi. Ma se sdoppiamo. No, non si è sdoppiato. Era il riflesso dell'acqua. Ma vi rendete conto che invece siete circa a metà del sì? Come a metà? Eh sì. No, non possiamo essere a metà. No. Ma che, ve lo giuro. In quanto a ripetizione mi sembra di essere proprio vicino all'inizio. L'hai ucciso? Sì! Vivi, dai, se non è il finale questo. Ma perché vivi poi se Ala? Naroko ha imprigionato tutte le creature magiche, dobbiamo liberarle tutte, ci serve il loro potere per sconfiggerlo definitivamente senza virgole. Guidare ad uscire da questa realtà. Dobbiamo trovare un luogo che contiene tanta acqua. Di lì certo sarà presente. Dove lo troviamo? La vicina. Perché l'altra volta ci sono andato e non ho potuto interagire. Che sono tutti quei cuori? Ci stanno preparando per lo scontro finale con Gokuro. Gokuro. Rocco, non è Rocco. Non mi associare a questi nomi. Aspetta, facciamo una cosa utile. Ah, il medaglione! Lo spingo. Piano zero, piscina. Piano zero. Devi scendere. Mm.
Ma nessuno si interroga sul fatto che nella missione aprire la porta, si chiama... mi sta sudando sotto palla. Nella missione la fratina si chiama Vivi e qua si chiama Ala. Sai che credo che si siano incasinati con i nomi, con i personaggi. Non sarebbe una cosa... No, di... dritto davanti alla porta, no, era qua. La piscina. Paolo, ma come cazzo lo dritto sai? Dritto davanti la porta. Da dove sei uscito? Che cazzo qua? Esatto, nella direzione qua... opposta. Esatto, vedi? E vai dritto giù a sinistra. Porca puttana, Paolo, mi fai spavento. un po' di memoria. Bello che Paolo si scorda un sacco di cose importanti, ste stronzate se le ricorda. Sottoscrivo. Bellissimo. Anche io sottoscrivo. Cioè, alla memoria selettiva, più una cosa è una puttanata... Scusate, più apro la porta. Ma voi fatemi sapere se ci sta qualcosa di... C'è una cazzo bando cade. C'è un portale. Bella sta animazione. C'è lo stesso luogo, lo stesso luogo di prima, ma con un portale. Seguimi, Baldo, io ti posso aiutare a vedere la strada senza perderti. Stai no. vicino. Seguilo, seguilo! Che brutto uso delle virgole, della punteggiatura. Ma se lo perdi? No, dopo si ferma come tutti gli NPC. Certo, combà, mi raccomando, è una strada. Se affa geoturistico. Ma devi capire che il percorso è contorto. Cioè, mica, con tante torte. Ma che cazzo di andare... giro stai facendo, mannaggia la puttana? Mica può andare a linea retta. Ma poi mi guarda, ma che è? Drifta. Ma guarda, ma stiamo qua. Non mi fai dire cose che poi non posso dire. Ma. Che cosa che non puoi dire? No, niente, questo è un po'. L'amico ubriaco che ti dice ti porto a casa. No, da capo, Nico! Devi seguire la retta via, devi seguire. Parlaci. Comunque, sì, anche prima... Ma c'hai un c***o, veramente? Seguilo senza fare domande. Ma non posso dire mi parte... Cioè, il lieve... Allora, diciamo... Un contratto... Arriva sempre... Posso dirlo che arriva in ritardo? No, va bene. Come i treni. Proprio un zacco. Comunque... un saluto a Sabina che fa... Comunque, prima abbiamo detto... Però non l'abbiamo clappato, quindi... Per prima. Sai che ti dico? Ma che cazzo sta facendo? Il riflesso è molto bello, perché non è una copia di quello che succede sopra. È proprio tranquillo, riflesso. Amico, ti porto io a casa. Tu hai bevuto troppo. Ah, eccolo, ecco. Madonna che inquadratura. Questi sono i matrimonialisti nuovi. L'hanno preso da Midsommar questa. Madonna se si sono impegnati, cazzo. Bravo. Ma che cazzo è? Scusa, ma affacciate per vedere che non stiamo a più a fuoco noi. C'è un sacco di fumo fuori. Sarebbe un bel video. Quando sono arrivato. Un bel video. Ma ancora questo. Ancora questo. Ma è Zelda che sembra in pericolo. Madonna mia. No, è la campagna. Qualche vecchio. Allora chiudi, appicciare con qualche vecchio nel senso che sta a più a fuoco. Sta bruciando qualche vecchio. Aspetta. Oh, quanto è bello però, vede? Oh, quanto è bella, l'uovo carina. Oh, quanto è bella, sorella vendemmia. E parla amor con la mia bella. Parla fuori lo scenario apocalittico. C'è un incendio gigante, apocalittico lo scenario sì. Fuori. Sì. Ma sì. È controllato secondo te, Rocco? Controllo un attimo. Anche. Non credo, vedo le fiamme. Scusate, d'accordo. Ragazzi. Scusate, che dobbiamo interrompere il gameplay perché sennò abbiamo fuoco, eh. Delle volte mi ricordi mia mamma con il telefono. Rocco, sai come si fa un po' su Facebook? No, non uso Facebook. Dio Asterix. Mario, ti sei perso una scena bellissima. Stavo mandando l'incendio a Sabrina. Cosa è successo? Abbiamo controllato che il palazzo non bruciasse. No, abbiamo controllato l'incendio. Nicola a petto nudo doveva vederlo che estingueva l'incendio. Cazzo, ma nemmeno Dark Souls. Come cazzo hai fatto a capirlo, Nico? Bravissimo, perché vabbè, c'era un piedistallo. Ma Nico, ma è porta. Guarda, è tutto nuovo. Ma queste cose poi mi fanno cagare. Mi piace un sacco. Bravo, in Upstream, sul finale vi siete ripresi proprio. Sì, esatto, devo dire che è con da chilometri quando fai esatto. A me queste cose mi piacciono nei giochi normali. In Baldo mi fa paura sta cosa. Pensa a come possono usarla contro. Wow, hai visto Ballo? Il mondo si è rovesciato, quindi entrando nei portali dotati in maniera diversa a quelli in cui siamo entrati, assumiamo un'altra gravità, dobbiamo ragionare in maniera diversa in questo luogo.
Ma questo vuol dire che adesso possiamo raggiungere tutti i portali che abbiamo visto. Raga, compratevi un computer, il giusto percorso, attivare le giuste piattaforme. Fate piacere, compratevi. Ci sarà da perdere la testa qui. Un bel copywriter vi serve veramente, perché questa roba è illeggibile. Ma no! No, Nico, con la mamma qua. Ma hai visto la telecamera dinamica? Ma soprattutto guarda là, che ci serve una freccia. Hai visto la lanterna? No, serve la freccia, no? Qualcosa da lanciare, da sputare. Mo' gli occhi sono diventati nemici, capito? Dai, Ro, almeno ci siamo presi un attimino di pausa per controllare che il vecchio stesse bene. E non ci sta. Quindi sarà sicuramente meglio. Baldo, il gioco caldo, mai come oggi. No, perché guarda che queste sono... Madonna, temperature... Madonna! Ho capito una cosa. Cioè? Durante l'animazione della... Eh? Ah, vuoi non consumare? Ah, ho capito che volevi fare. Volevo provare a scivolare. Ci sarà da perdere la testa, Dios. Ma, tra l'altro, lo sai che se tu mangi qualcosa mentre ti colpiscono diventi vulnerabile, vero? Lo usano come acqua. Ah, sì? No. Se tu ti mangi qualcosa... Se mentre mangi qualcosa tu sei vulnerabile. Ah sì? Lo sì. Usano come trucco per l'invincibilità. Quindi comprate un sacco di cose poco nutrienti. No, sono... qua non puoi comprare niente. Quel è praticamente il Perry. Il Perry per chi ha problemi con... Ti vuole diventare invulnerabile. Io. Paolo, la devi smettere di darmi cose, non contano. Paolo non è affidabile in questo senso. No ragazzi, io lo dico, questa sera è un disastro. Se cominciamo a carboidratare adesso... La cosa buona è giusta. Ma io questo... Ah, non me ne capiamo più, però è questo. Poi sono buoni, eh. No. Che cazzo! Metti a... Mi fai prima un attimo start. Ok, vai un attimo. No, start del gioco. No, il menu, cioè il... A parole tue, porca puttana! Allora, metti la modalità assistita. Ma vaffanculo. Io onestamente non so... Che dobbiamo fare? Noi dobbiamo sconfiggere il puzzle. Oh no. E si è bloccato. Vabbè, no. Ma capisco tutto, ma questo... due volte di aprire la leva. Bravi, un'altra bravi, un'altra leva. Sapevate a cosa andavate incontro. Bello sto dodici. C'ha la puttana. Meno bello quest'altro. Oh, però è infinito sto posto qua, eh. Non la voglio, sì, la madre. Hai qualche lieve... Non l'hanno detto. Un saluto ai... del pullman. Paolo. Ci è mancato veramente poco. No. Nel dubbio, Sabrina. Ma questo? Ma è esploso. Ma perché è vivo? Perché lo devi finire. Una volta che sta a terra, esatto, va finito. No, beh, di solito un colpo. No, no, vedi, va giù e poi lo devi continuare. Ma aveva posato lo sguardo a terra. Bravo, Paolo. Porca troia. Due cuori, Bravo! No, e quindi? Ma deve tornare là dove cercava di passare prima. Corri, a tempo, è tempo! No. Corri. Non c'è. No, non è. Corri. Ragazza, ma muore, deve rifare tutto da capo. Bravo. Nonna Nico. Ah! No! Però è la Madonnina del Signore Dio, la Madonna, Proprio lei, la nostra Signora Celeste del Cielo. Ripeto, vi rendete conto che ci fa parlare con della fede, della religione? Con due cuori non ce la fai, eh? Come? Con due cuori non come fa? È impossibile. Basta che si ferma un attimo a menare i nemici. Ma sai che non è quello il problema, è che partono in Free Fire. Gli occhi vanno in Free Fire. Madonna, che cazzo si è scambato. È la Madonnina lì, la Madonnina. E com'era quella di Mosconi quando era in troppo avanti l'errore? Perché dopo tanto tempo anche. Perché dopo tanto tempo anche, è vero.
Ok. Che fastidio, che fastidio questo Prefire. Cazzo, ma fastidio. Comunque la mia preferita resta sempre il calcio per beneficio... Ma... Perché arriva... Porta la gonna! No, io aspetto qui. Che ambiente di lavoro meraviglioso. Ehi! Ma no, bravissimo! Ma qui mo che devi fare? C'è il tempio, vedi? Una croce. Significa che tu ti. Guarda, hai il simbolo. Prova a suonare, prova a suonare il corno. Il simbolo delle freccette dell'Xbox. Ma prova a suonare il corno. Ma no! No, io questa è una cosa. Sì, sì. Cos'è? Ci devi arrivare dopo che hai sbloccato varie cose. Sì. No, perché dici così? Ma io una sonatina al corno la farei comunque. E scusa, se non devi fare sta cosa, che cazzo devi fare qua? Cioè, perché ti ci fanno arrivare adesso qua? Ma tu dici uccidiamoli tutti? Da un lato lo spero perché non dovrei tornare indietro in dietro. Cioè, manca uno da qualche parte. Dici che vanno uccisi tutti i nemici. Per forza. Porto Rio! Porto Rio! Tanti di tanti... no. E invece... È legit? Tutto vuoto. No, deve essercene un altro. Guarda la mappa, magari. Non c'è. Cazzo, non c'è la mappa. E mo ci sto affogando. Porco. Ma era solo Amarena. Io non so che... Ce l'ho messa io. E se, se poco da figlio di una puttana, ci vuole figlio. Le frecce, ci vogliono. Che ci fai con le frecce? Cedivi. Ciao Carlo. Aspetta, dalle scale su, ci puoi arrivare dalle scale su. Dalle scale, bravo. Bravo. No. Il problema è come torni indietro. No, ma non ci si può arrivare. Non rifarmi tutto la capo qua. Ci vogliono le frecce. Certo che pezzi di merda. Fa abbastanza. No, ladra. Che figli di puttana. Ammesso sempre che. Cioè, ragazzi, siete dei fanghi, però avete fatto una cosa veramente di cattiveria. Proprio di figli di puttana a fare sta roba. Chi è quella? È la bimba di. Ah, ti guardo sotto la gonna. E invece non ti fanno vedere niente, tutto giallo. Ed è giusto perché lei è minorenne. Ed è italiano il gioco, forse è giapponese, questo problema non si porrebbe. Ed è un amore consenziente. Soprattutto è un amore consenziente. È un amore consenziente, nonché giapponese. Forse non lo potevo fare quella cosa là che ho fatto. Cosa? Ribaltarsi, non dovevo farlo. Ma no, te l'ha pure spiegata la meccanica. Ma magari doveva prendere prima le frecce. Sai che cosa? Che io da qua non posso più risalire, mi sa. Vabbè, suicidati. Però se vai indietro. Suidiciti. Là sotto, che poi dove prosegue? Puoi andare sotto. Colpiscilo. Ma la puttana quanto è sporco sul gioco. Un po' di polvere. Ti ha riportato sopra. Ok. Incredibile. E fino a qua. Forse si va a fare così. Non lo so. E da qua era meglio. Il braciere. Ma il braciere non si appiccia. Sì, al contrario. Sì, al contrario. Però si accende. Perché è fuori fuoco? Non è tutto fuori fuoco. Non vedo. Ha messo in fuoco la catena in primo piano. Quanta cura. Ma perché è blerrato a Mobaldo? Porto. Non è il focus dell'azione. E qual è il focus? Che fastidio, voglio. Porto to. Pa. Anche bianco. Pa. Perché anche fuori bianco. Fuoco? Che fastidio! Con la V di Kratos, tra l'altro. Madonna, ragazzi. Che cattiveria. Vai! Ehi! Tatabu, anche bianco. Non so che sto facendo. Molto bello. Un senso di progressione c'è. Oh, eppure questa parte è un mattone.
In che senso è un mattone? È veramente bello. È un mattone. È un mattone, no? Volete sentire un indovinello sul mattone? Mettiamo dei graffiti. Sentiamo. Ah, un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Quanto pesa un mattone? Un mattone e mezzo. No. Vero, pure io ho pensato quella, però ho detto... Allora, un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Yes. Non mi va di fare l'equazione. Anche un disegnino, se vuoi. No, dovresti fare l'equazione. Anche un disegnino. Mezzo. Scrivete nei commenti la vostra risposta, ragazzi. Allora, se un mattone pesa un chilo, più mezzo mattone, vuol dire che un mattone pesa un chilo. Più mezzo mattone. Vabbè, non esiste una cosa che pesa un chilo più metà di sé. Esatto, perché una cosa di sé è fatta da quanti metà? Che cazzo state dicendo? Da due metà. Quindi se ti dico che pesa un chilo più mezzo mattone, no, già mi fate giocare a baldo, significa che mezzo mattone pesa metà di un chilo. Baldo. No, un baldo però pesa tantissimo. Allora, noi sappiamo che il mattone pesa tre parti, due più mezzo. Fai, quindi è un uno e più mezzo. Perché tre parti? Perché se pesa un chilo più mezzo mattone io do per scontato che in qualche modo abbiamo aggiunto... Ah, ma io c'ho lo scudo, come al solito non lo uso mai. L'ho preso lo scudo. Eh no, Rocco, non vale andare a cercare. Oh! Posso fare così? Pare che ti sei cagato addosso quando lo impugni. Il mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Senti, usiamo il fango. Il fango? Per farsi a casa, lasciamo perdere i mattoni. Che? Merda, la se merda. Vuoi vi spiego la vi do la soluzione. Per quale motivo 2 kg? Quanto pesa? 2 kg. Perché io ti dico che un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Ciò significa che io già ti ho detto che mezzo mattone è fatto da un chilo. No. Sì. Qui non mi puoi menare. Sì. Tu mi hai detto che un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Se già ti ho detto la gogna sultana. Se già ti ho detto mezzo mattone, sì? Significa che l'altro mezzo mattone è occupato da quel chilo che ti ho detto. Ma no. Sì. Non l'hai ascoltato. Invece sì. Cioè, scusami, se tu mi dici che un mattone pesa un chilo più mezzo mattone, significa che pesa un chilo più qualcos'altro che un'incognita. A questo punto devo capire quanto pesa mezzo mattone. No, non più qualcos'altro che l'incognita, più la metà dell'incognita. Ciò significa che l'altra metà te l'ho detto con l'altro numero, un chilo. Che cazzo state dicendo? Quindi bisogna fare tipo x uguale 1 più mezzo x. E risolvete l'equazione e diventa 2. Oppure il disegnino. Fai un mattone. Non sto seguendo veramente. E ci metti alla metà del mattone un chilo e l'altra metà è la metà del mattone rimanente. Così è tosto, qua non te la puoi prendere. Metti la modalità. Non c'ho la Madonna. Saluto i matematici. Non hai da mangiare? Ma sei sicuro che la spiegazione è questa? Perché a me sembra una puttanata, Paolo. Cerca. E x uguale 1 più un mezzo x. Sì! No, ancora un altro. Bravissimo. Tanti di bitindidi. Ma perché ti dà la scelta poi? Però non abbiamo letto cosa diceva, magari erano cose importanti. Vabbè, guarda che ce la stai facendo, è pure molto bella sta parte qua. Sì, è molto bella, però mi bello. Dovrebbe dare qualche cosa giusta. Oh, la Keridos! Qua devo fare la one shot, one kill. T'ha fatto one shot, one kill? Ma io non lo conosco, il moveset, questo è pure nuovo. No, bene, è lo stesso, il primo livello dopo il galeone. Però è zitto, Paolo.
L'abbiamo già visto. Ma hai subito danno senza l'animazione. Ti ha alitato sull'orecchio. Ah, pigliami. Ha delle parti di se stesso in giro. Se uccidi loro, ucciderai lui. Capito? Perché c'ha gli occhi. Io ho letto, ma non ho capito. La mente alveare va spezzata. Ecco perché avevo fatto in matematica. E comunque sono le parti. Oh, prima sono usciti. Se ti puoi buttare là, però. Vedi, adesso lui le richiama. Richiamerà, vedi, ci sono varie parti di lui. Bravo, così. E poi lo devi fermare. No, buono, però, non ti piglia là. È un po' fastidioso combattere in queste condizioni. No, ma questi danno solo fastidio, non è. C'è da mangiarli, eh? Dove c'è? In basso a destra. Sono morto fumiga. Sogno il giorno in cui questa cosa te la dice Dark Souls. Bob, sei il vecchietto dell'incendio di prima. Ma secondo voi è scappato veramente al controllo un bruciamento di stoppie? Che poi le stoppie di sta stagione. Secondo me sì, ma perché di solito non so perché i vecchietti hanno il vizietto di quando si accumulano i rifiuti di bruciarli. Vabbè, sì, perché non vogliono andare al centro di raccolta. Esatto, e quindi praticamente viene fuoco. Però spesso scappa di mano il fuoco. Ma che sta succedendo? Cercava di mangiare la ciliegia aiola. Ed ecco spiegato perché a San Giacomo si appiccano fuochi ogni veramente poco. Raga, volete svoltare? Cioè magari vivete a Milano, volete stare un posto più tranquillo. San Giacomo degli Schiavoni. Confermo tutto. Vicino Termoli. L'unico problema è che i vecchi danno fuoco alle cose, ma per il resto è un sì, posto. Sì, non prendete una casa in campagna perché può diventare pericoloso. Sì, cioè vi svegliate una mattina e non avete più due strati di pelle. Ma dove cazzo stanno i fatti apposta? No, quelli danno solo fastidio, non devi colpire gli occhi quando fa l'attacco. Questo, esatto. Ma tu te lo ricordavi, pa? No, ho intuito. Paolo, pensa ai mattoni. Mamma che animazione. Oh no. Ma non è alcun cibo? Madonna! Oddio Asterix! Clap. Ha citato Uderco, il creatore di Asterix e Obelix. Tra l'altro ho tutta la collezione completa di Asterix. Ah sì? Sono molto fiero di quella collezione. Ma c'hai anche l'ultima serie? Quella erotica, diciamo? No, quella no. Sto per morire. Bravo. Avete visto? Ma non posso morire così. Ma te l'hai assistita? Tira la vena, non cambia niente. Non cambia niente, lo sapevi. No, ti fanno meno danno. Se volete vi faccio un altro indovina. Vai, però che non sia matematico. È matematico. Che cazzo, va. C'era una volta una balena. Anch'io vorrei indovinarlo, ma non è etico. Ah, ma vale così? Sì, da serpi. Ce l'ho io un indovinello, pa. Vai. Ci sono tre ragazze. Tutte e tre insieme, sommando le loro età, si raggiungono i 21 anni. E una c'ha 13 anni. Quanti anni di galera ti fai se t'ha 13 anni? Quanti anni ti prendi di galera? Per un amore non corrisposto. Esatto, no, a livello carnale. No, diciamo. Corrisposto, ma non tutelato legalmente perché minorenne lei. Ma lei è consenziente. L'età del consenso in Italia quando no, è 16 o 14? No, di meno, è meno dell'età del consenso. Cioè, stai con che sta sotto all'età del consenso. Posso dire che hai dei problemi se vuoi fare. Però magari te hai 18 anni, quella ne ha 14. Vabbè, ma è una situazione. Ma dai, Cristo! No, sì, capito, sì. I genitori. Ma magari, come si toglie il fuoco? Non i genitori si poteva magari fare nulla. Se deve andare in acqua. Non ci vai. Ah, no, questa qua non spegne il fuoco. Però capito, magari i genitori della ragazza se la prendono a mare e denunciano il diciottenne. Giusto. E passa un po' di qua. Quanti anni ci fa? Ah, pochi, per Porto Rio!
Senti, sono il marito della sorella della mia vedova, chi sono? Sono il marito della sorella... della mia vedova, chi sono? Il marito della sorella della... Sono il marito della sorella della mia vedova. Mm-mm. È troppo veloce per farmelo... Sei il marito della sorella. Della tua vedova. Eh no, perché la vedova è la sorella. No. La domanda è, chi sono? Sei Mario. La domanda non è chi è, la domanda è perché. Però un'altra volta così è... Sono il marito della sorella... della mia vedova, chi sono? Che sei della mia vedova? Sei morto. Bravo. Ma piglio sempre danno, piglio! È la mia vedova. Ah, il vedovo è lui. La vedova è lei. Madonna, pure le palle. Madonna, tutto con un cuore. Questo invece me lo faceva nonna. Non ho mai capito il perché. Ma è una cosa fatta a fiore. Però ma madonna come si allunga, oh, e dai. Mi avevi assistita? Perché ti faceva tua dicevamo nonna. Una cosa fatta a fiore. È una cosa fatta a fiore. Fiore, no, Rosa non è, indovina cos'è. Prosciutto ai matrimoni. No. T'ha fatto il Perry il mostro col collo? Sì, dai, proprio. Posso dire che la prima volta che ti vedo in difficoltà con un boss a base. E grazie, c'ho un cuore, c'ho tre cuori, me ne toglie due. Con resto di uno. Praticamente è Dark Souls 2. Quanto volevano fare la Dark Soulata questi qua? Tosto, eh? Ma perché poi ci stanno i tentacoli che sparano dove Dio vuole, vedi? Dio vuole? Dove vuole Dio? La ciracia! Magna la ciracia! Da noi si dice ciracia, si dice, bravo. Così. Però almeno il fuoco mi sa ti toglie uno, no due, quindi è meglio pigliare il fuoco che le mazzate dirette. No, ti fermo. Perry! Ma l'acqua non spegne il fuoco? No. No, perché non è un'acqua, è un liquido amniotico, capito? Che è molto... Che fastidio, guarda, che fastidio. È olio. Sì, l'olio alimenta il fuoco. Alla madonna! Ma nel nostro corpo ci sono queste sostanze infiammabili? Sì, i gas intestinali. I capelli. Mi ricorda il combattimento contro Hydra in Hercules, vi ricordate quanto era bello Hercules? Beh, non puoi paragonare quello a questo, però. Aspetta, ma io c'ho lo scudo, perché ogni volta... Bravo, grande cazzo! Notevole. Ma che serve? Forse contro gli attacchi fisici. Che tempi comici, meraviglio. Che tempismo comico meraviglioso. Manco volendo si può fare il cielo del mio. Questo è uno short, eh. Bellissimo. Oddio, Sabrina, ti prego, facci uno short perché è bellissimo. Bravo. Oh, picciate sullo stesso tentacolo. Bellissimo. Grande. Vai, vai, è la tua occasione. Mangiare la ciliegia. No, però hai rotto il cazzo, eh. Lo so. E Stavaro, sei spellendo. Rocco ormai... ci superisce. Ha rotto tutto il cazzo. Eccolo! Grandioso lo scudo. Ma che sta a fare? Si è buggato... Sei morto nel mentre! No. Cazzo. Ma lo scudo serve a qualcosa? Sono gli attacchi fisici. Dai, fatto questo noi siamo arrivati. Serve un cazzo lo scudo! Ma ragazzi, nei commenti scrivete un po' di indovinelli che così... Rocco, ti taglio le dita.
Ti faccio una soundtrack dei tamburi. Cioè, la gente combatteva al ritmo dei tamburi da guerra. È vero. Patapon mi ha insegnato questo. Marciava al ritmo dei tamburi. Dormiva al ritmo dei tamburi, perciò perdevano le guerre. Tutti insonni, poveri Cristi. Questi sgabelli, devo dire che hanno una certa utilità. Questa è tosta, eh? Questo è il primo vero problema. Ma dopo ne facciamo un altro? Allora, dopo dobbiamo fare Alan Wake, perché così ci svegliamo tutti. Ma sei sicuro? Sì, sì. Ma che animazione ti ha fatto? Bella, bella, bravo. Pulito così fino alla fine lo vinci. Mangia, mangia. Ma nonna, che ti hai sciupato. Non è vero niente! Un cazzo, non si spegne, oh, non si spegne. Vabbè, è solo un'animazione, non ti fa danno. No, mi toglie un cuore in più, che cazzo dici? Ma fai conto che te ne fa due quando ti colpisci così. Bravo! Nonna, ma perché mi togli cazzo di cuori, oh? Sì, è fatta! No, no, terza fase. Difficile, no? Che puttana. Che credete di Madonna. Puzzle Bubble qua. Molto impegnativo. Aldo non è un gioco per ragazzine. Ma veramente, è improponibile. Ma hai messo una di sta ficca in culo la madre di Assassin's Creed. Posso dire che manco con Morgoth di Elden Ring ci abbiamo messo tutti questi in. Ma non è che se muori con la modalità assistita ritorni con tutti i cuori? Potrebbe essere. Secondo me può essere. Non la metto la modalità assistita, no? Non ti preoccupare. Scusa, metti un attimo. Fai uno screenshot. No, no. Madonna! È l'unica soluzione. Però che è un modo, è un modo per baitarlo. Che cattiveria. È entrato nella roccia, hai visto? Bravo! Non so come cazzo hai fatto, ma gli hai fatto danno senza fartene tu. Tu dici la base in una boss fight. Invece qua è tanta roba. Comunque, non ti vedo così concentrato neanche nei giochi più. Cazzo. Ma cammami da quella scrofa. Ma Cristo, un'altra volta i tentacoli del Signore, oh! Scusa, prova! Secondo me ritorni più con 3 cuori di vita. Bello! Beh, ormai abbiamo capito, dai. Anche questo è un altro tempismo, devo dire. Redez aveva detto facciamo 45 minuti e poi basta, in realtà adesso è molto preso. Si vede che sta assaporando finalmente un boss alla svoltezza. Bravo! Bello! Madonna! Sì, nella testa gli fai più danno. Massimo esperto. Ma c'ha solo un cuore, il problema è quello. Ma è porca troia. Ma tu segui il cuore delle carte! Madonna, Nico! E mo se ne va da là. Da là. Poi questo effetto veramente fa vomitare. Cioè, ma tu ti rendi conto? Completamente inaspettato. Allora, questo gameplay si chiama Redez contro Malenia. Madonna, niente, per forza un cuore. Qua è scritto che questo boss fight. Metti la modalità assistita. Ho un altro. Parti con almeno 4 cuori, secondo me. Un altro indovinello, ma è matematico anche. Cioè, è logico, se più chiaro. Vai. Allora, c'è un barattolo. All'interno del quale c'è un vermicello. Ok, un verme. Un verme. E questo verme. Porto Rio! Dicevo il verme. Che non è. No. raddoppia ogni minuto che passa. Raddoppia o si ma guarda sdoppia? Che non ci sta una ciliegia del Signore, una, niente. Cioè, raddoppia di dimensioni o no, si sdoppia. Ah, si sdoppia. In numero, esatto. Quindi sì. Passa un minuto ne sono 2 minuti ne sono 4. Però puoi attaccare mentre fa così. Metti la modalità assistita. E quindi?
E quindi si sdoppia, no? Ogni sì. Quanto hai detto ogni minuto? Ogni minuto, quindi 2, 4, okay. 6, no, 2, 4, 8, eccetera, eccetera. Potenze, ok. Ok. Se, e dico se, dopo un'ora riempie tutto il barattolo. Sì. Dopo quanto tempo lo riempie a metà? Sborra. Che palle! È tosto perché non è metà. Non è la metà perché è metà, non è. Ti viene da dire esponenziale metà. La cosa. È esponenziale. È molto più semplice di quello che pensate. 59 minuti. Bravissimo. Metti le modalità. Bravissimo, bravissimo. Ah sì, è vero, perché poi era un po'. Passa un minuto e era proprio. Bello. Eh? Vermoso. Però adesso sono curioso di sapere. Cosa stai facendo, Nico? Nicola? Cosa? Nicola? No, no. Che stai no. facendo? No, no. Vaffanculo. Non ti puoi arrendere vaffanculo. Così. Vaffanculo. Preferisco puoi... vedere puttane su TikTok. Non ci sono le puttane su TikTok. Quelle che sono. Ci vediamo al prossimo gameplay. Le zoccole. Guarda come sculetta. Indovinali, ragazzi.